tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul, che di solito io non ne faccio mai questi video haul, per quanto riguarda Primark. Ebbene sì, ci sono stata di recente. Allora, iniziamo subito nel farvi vedere le cose. Ho preso questa maglietta che ancora ovviamente devo lavare. Ovviamente, qual è il personaggio? Stitch. Questa è la maglietta bellissima, bianca, con il disegno di Stitch, proprio tipo dipinto con il blu. Questa con i jeans blu ci sta una meraviglia. La maglietta è così e io l'ho presa nella misura L. E il prezzo è 6 euro. È molto molto bella questa maglietta. Io con le magliette di Primark mi trovo bene perché il tessuto è buono, non mi fa sudare. Continuiamo e vi faccio vedere due prodotti scontati che ho preso, che sono questi. Questi sono dei piccoli dosatori, ovviamente di Stitch, di Angel Stitch. Sono dei piccoli dosatori perché spesso mi capita di seguire delle ricette americane e loro prendono, diciamo, come dose questo tipo di cucchiaino, e quindi l'ho voluti prendere. Sono 4, questi qua sono 4, e l'ho pagati 1 euro perché erano tutti scontati, invece di pagarli 2,50 euro. Sono ottimi sinceramente, perché li cercavo, li avevo visti in un altro negozio e costavano 5 euro. Ah, vaia. Poi, per ultimo, per quanto riguarda questo sacchetto, ho preso i bicchieri di Stitch. Questi erano 4 bicchieri, li avevo già visti le altre volte, ma non li avevo presi. Questa volta erano scontate, quindi ovviamente l'ho presa. Qui c'è scritto il prezzo di 7 euro, ma io l'ho preso la metà, per questo l'avevo preso. Sono 4, noi siamo 4 in famiglia, quindi il rosa sarà sicuramente mio e poi gli altri decideranno quale prendersi. Sono molto molto carini. Vediamo se lo apro e vi dico com'è. Si toglie così, sì. Allora, vi faccio vedere come sono questi bicchieri. Ovviamente sono di plastica dura. Ah, c'erano questi dentro. Allora, il bicchiere è così. Questo ad esempio è con le ananas e Stitch. Il bicchiere è così, abbastanza profondo, ed è di plastica abbastanza resistente. Poi c'è questo con l'azzurro. Questo con l'azzurro e le foglioline, sempre nella stessa maniera. E poi abbiamo questo verde acqua con Stitch. E questo qui rosa con Angel e Stitch, bellissime. Devo dire che sono uno più bello dell'altro. Mi piacciono tantissimo, sono stata molto contenta di averli presi. E questi adesso io li lavo e li posiziono nella mia cucina. Quindi, cosa ho preso? Cosa ho preso mai? Ovviamente, dopo aver preso il peluche di Stitch, ho preso Angel. Ciao Angel! Ho preso Angel, quindi ho i due fidanzatini qui, adesso li posiziono così possono stare assieme. Ovviamente anche questa, come Stitch, illumina le guanciotte, davvero molto molto bella. Il peluche è morbidissimo e l'ho pagata 12 euro. Eccolo qua, devo dire che è molto molto carina. Cioè, se dovete fare dei regali, 12 euro un peluche è una cosa molto molto gradita. Poi ovviamente, essendo nel periodo della scuola, quindi siamo già a settembre, ho preso diverse cosucce che ho trovato. Per prima cosa ho preso questo astuccio di Stitch, ovviamente non potevo non prenderlo, è bellissimo, stupendo, ed è molto molto capiente. Vabbè, c'è la carta, però è molto molto capiente. E questo l'ho preso a 3 euro perché dentro voglio mettere i colori a matita, perché sto cercando di colorare per togliere il nervosismo che certe volte ho addosso. Ho sentito dire che colorare, diciamo, fa scaricare tutto il nervosismo che certe volte una persona ha, anche senza un reale motivo. Quindi ho preso questo a 3 euro. Avevo acquistato in precedenza i colori, quindi li metterò qui. Poi,
Sempre per quanto riguarda il nervosismo e il fatto di colorare, ho preso questa confezione di prodotti di Stitch con 2 euro e ho preso Lilo e Stitch Color Set e abbiamo un quaderno che vi faccio vedere subito. Abbiamo un quaderno dove vedete benissimo i disegni di Stitch. Anche qui c'è Stitch, poi c'è ancora Stitch, ci dovrebbe essere anche Lillo, giusto? Sì, Lil Angel e Stitch. Comunque, questi sono dei disegni dell'album da disegnare e all'interno troviamo i pennarelli. Questi sono quelli a cera. Sì, sono quelli a cera. Ve li faccio vedere. Ops, è caduto uno. Aspettate che sono incastrate. Ok. E qui avete i pennarelli a cera per a cera, a cera. I pennarelli a cera con il disegno di Stitch, così potete anche colorare e ve lo potete portare anche in giro perché i pennarelli vanno qui dentro. Qui avete l'album, potete anche strappare il foglio e colorare o disegnare che sia. È un'idea molto molto carina, devo dire la verità. Poi ho preso le ultime 2 cose, ho preso questo quaderno che mi è piaciuto tantissimo già quando l'ho visto. Ho visto che c'era l'agenda, ma avevo comprato già altre agende, quindi non ci ho fatto nemmeno caso. Questo quaderno ha dei divisori all'interno. Vedete, ha questi divisori che voi ovviamente dipende che cosa dovete scrivere, potete anche cambiare che so, programmi per quanto riguarda YouTube oppure video da fare da TikTok, non lo so. E mi piaceva proprio l'idea di questo quaderno. Oltre che mi piace proprio il quaderno con la copertina di cartone, mi è piaciuto tantissimo proprio il fatto che abbia Stitch in copertina. E questo l'ho preso a 3,50 euro, quindi non tantissimo. L'ultima cosa che vi faccio vedere che ho trovato è questo, che è un set, sempre ovviamente di Stitch, al prezzo di 5 euro. E vi faccio vedere cosa troviamo all'interno. Aspettate perché io non le ho aperte, ci siamo stati ieri a comprare queste cose e ancora non le avevo nemmeno tolte dalla scatola. All'interno troviamo questo block journal che c'ho io, dove potete, tipo una specie di agenda, dove potete scrivere tutto quello che vi interessa. Qui ci sono i giorni della settimana, ovviamente. E poi alla fine potete anche strappare il foglio e scrivere poi al di sotto oppure girare pagina direttamente. Mi piaceva tantissimo questa cosa. Io ho anche l'altro fatto con orizzontalmente, questo invece è fatto in modo verticale. Poi un'altra cosa che troviamo all'interno è questo, che è una specie di block notes, che è un to-do list, quindi una lista per scrivere le cose. Quindi qui c'è il to-do, poi c'è il note e poi c'è una scheda che non so, voi potete mettere la qualunque vi passa per la testa. E quindi anche questo è fatto in questa maniera. Anche questo è fatto in questa maniera. E poi per finire, sì, sono 3 prodotti, c'è un piccolo block notes con ovviamente sempre Stitch. Vedete? Sono molto molto belli questi prodotti. E niente, ed è a righe. Questo si può mettere anche sulla scrivania, quindi quando dovete prendere appunti, qui c'è tutto e vi viene molto molto più facile. Bene ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda Stitch. Ovviamente ditemi cosa ne pensate, se anche voi fate questi acquisti pazzeschi per quanto riguarda Stitch che trovate su Primark, perché io veramente trovo la qualunque e mi piacciono tutto quello che vedo. Quindi sicuramente prenderò anche altre cose le prossime volte che ci andrò. Quindi per quanto riguarda il video di Primark e Stitch è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!